1979 il Papa Pelagio II lo chiama e lo invia come nunzio apostolico presso l'imperatore a Costantinopoli per chiedere aiuto contro i Longobardi. Ma nel 584 viene richiamato perché si dimostra non essere un grande e un abile negoziatore. Nel 590 il Papa Pelagio II muore in seguito alla pestilenza che ha colpito Roma e viene chiamato al sogno pontificio proprio Gregorio, che diventerà Papa Gregorio I. La sua opera, uno dei primi doveri che si impose come Papa, fu la moralizzazione della Chiesa, perché erano presenti personaggi corrotti che avevano interessi ben diversi dalla carità, quindi molti incarichi furono dati ai benedettini.